Salve a tutti, Franz, al vostro Super Corris. Eccoci qua, finalmente abbiamo scaricato il gioco completo, abbiamo installato il volante, soprattutto l'abbiamo regolato un po' perché ragazzi è un disastro. Non sono riuscito a trovare una regolazione decente, il force feedback una volta è troppo leggero, una volta è troppo pesante, come su VRC Generation. Per quanto riguarda i gradi di rotazione, un disastro. Sto cercando di regolarlo al meglio perché non mi sto trovando benissimo, però diciamo che abbiamo trovato un piccolo compromesso che ci permette già di giocare e di provarlo col volante, perché voglio darvi le mie impressioni. Prima abbiamo fatto il tutorial a scuola di rally perché il gioco è ancora reinstallato completamente. Adesso l'abbiamo installato tutto, possiamo provarlo bene con una macchina potente. Lo proveremo. Sto scaricando la versione Xbox Series S. Come sapete, chi ha il Game Pass Ultimate ha 10 ore di prova per EA. E quindi, ragazzi, dai, andiamo a vedere un po' cosa ci propone il gioco. Poi mi cambia pure i pulsanti perché una volta si entra col cerchio, col pad si entra col quadrato, col triangolo, non si capisce niente. Partiamo asciutto, andiamo a provare una World Rally Car Rally 1. Prendiamo la Hyundai che è quella con cui corriamo nel mondiale, abbiamo finito il mondiale con l'orello c'era bello con cui ricominceremo. Come al solito vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social, c'è la mia raccolta fondi Super Corris and Friends, se mi volete aiutare a raccogliere fondi e donare in beneficenza trovate il link in descrizione. E c'è la possibilità di aiutare e sostenere il canale con donazioni, abbonamenti. Giovedì sera giocherò con gli abbonati su Assetto Corsa. Quindi, raga, tutto quello che volete, sostenete il canale. E come potete vedere, possiamo portare giochi e situazioni al day one. Partiamo. Inizia con destra 6, 50, buona fortuna. Non è regolato benissimo, quindi non vi 5, sconvolgete se farò degli 4, errori. Voglio 3, solo provare la 2, guidabilità. 1, via, destra 6, 50, accenno Non ho sinistra, molta giro direzionabilità, 3. cioè. Non è Sinistra molto diretto il volante e 70, questo mi rompe un po' le balle. secca destra, lunga, 30, sinistra 3, apre e ritarda, sinistra 1, chiude, 70, sinistra 1, 80, destra 4, 40, sinistra 3, brusca, non tagliare e destra Molto leggero 6, il force 70. feedback, la cosa anche mi fa impazzire più di tanto. Sinistra 6, rallenta, C'ha 40, quello strano tornando a effetto destra, pendolo che già apre, avevo notato col contiene, dopo pad. incrocio, e sinistra 6, Difficilissimo da 30, gestire il freno a mano, il destra 6, pulsante. in sinistra 5, corta, 50, sinistra 3, apre, lunga, lunga, in destra 6, 100, accenno destra, non tagliare, 100, sinistra 4, media 60, destra 3, chiude 50. Vedete, parte o non parte o parte in maniera sconsiderata. C'è Sinistra 2, chiude 80. una guidabilità strana come gioco. Destra 3, apre 40, sinistra 4, 60. Destra 1, corta. Adesso il freno è un po' Sinistra 2, troppo diretto corta perché e guardate destra come si 1, rimane media, premuto il non freno. tagliare. 80. Ecco, vedi, ho fatto la minchiata. Cercando pure di dosare il freno, ragazzi, perché il freno a mano. Ma pulsante, secondo me, con sto Secca VRC non si sinistra, riuscirà a sinistra giocare col freno media, a mano a pulsante. 30, largo, destra Vedete? 4, chiude 2, e sinistra 4, corta, 40, destra 3, 50, Vedete, c'ha un sinistra effetto pendolo 2, strano, che ti ritarda, parte o non la destra tieni. 4, media, 60, sinistra 4, apre, 120, Stasera ci sinistra facciamo pure una 4, live. lunga, e destra 6, lunga. Anche vedi, partita da sola, il posteriore non lo tieni più. Una volta che si imbarca non lo Sinistra tieni più il 4, chiusura, posteriore. lunga, lunga. E ritarda, sinistra 3, apre, 110. Guarda là, una volta che è Destra partito, 5, guarda qua. dosso, dosso. Se ti parte il E sinistra posteriore non la 5, tieni, mentre 50. invece su VRC Generation c'hai comunque il Rallenta, controllo destra totale. 6, lunga, lunga. Chiude 2, non tagliare. Graficamente è Destra e molto sinistra 6, bello. dosso. In sinistra 5, 40. Io ho Destra staccato 6, tutti i 80, controlli, ragazzi, ora vi faccio 50. vedere come arriviamo. Frena, accenno sinistra, lunga. Chiude 3, lunga, apre, 50. Guarda Estraria qua. destra su dosso, 40. Una volta è parte, raga, è Accenno persa. sinistra, 120. Destra 2 su dosso, lunga. 30, ritarda sinistra 2, lunga, lunga. 30, destra 2, chiude, 40.
sinistra 2, chiude, 30. Vedi, guarda qua. C'è un effetto stranissimo il posteriore che non è realistico. Sinistra 2, apre lunga, 80. Guarda qua, va. Ma è partita da sola, cioè. Non è normale. Accenno sinistra, 50. Destra 6, media, 40. Destra 4, media, 100. Sinistra 4 su dosso, 80. Attenzione, sinistra 6, 30. Sinistra 1 corta, 30. Destra 3, taglia, apre, 80. Vai. Destra 6 su dosso, apre lunga lunga, 100, rallenta, ritarda, sinistra 5 corta, 50, destra 3, 100. Vedi, guarda qua, cioè ti parte il posteriore, niente ragazzi, cioè non c'ha senso, non riesco a capire come mai hanno fatto una guidabilità in questo modo. Io sto giocando così, voglio, a sto punto metto uno di controllo trazione e di stabilità, perché in the sense non riesce a guidare, se no proviamo un po' così. Sinistra 6, cioè parte da sola e il posteriore, che sulla macchina del genere è gestibilissimo, qua invece non lo è. Tornante sinistro e sinistra 5 lunga 50, destra 4 100, destra 6 lunga 70. Accenno destra, rallenta, 8. Ok, il tempo di 5 minuti, 1,3. Non lo so, ragazzi, non è una giocabilità realistica, ve lo dico sinceramente. Non mi voglio assolutamente esprimere in maniera totale, ma non mi sembra una giocabilità iperrealistica, ve lo dico subito. C'ha delle reazioni la macchina assolutamente non normali. Proviamo a fare il rally, vediamo un po' che succede. Cioè, proviamo a fare il rally sterrato, vediamo che succede. Non fa l'Estonia, che mi piace a me. Ha dei comportamenti la macchina assolutamente non adeguati. Che ti parte il posteriore, si mette come si suol dire a schiaffatone. Cioè, inizia a partire e tu con una macchina da rally, ma pure sugli altri giochi di WRC, comunque la gestivi, pure su dirte. Qua una volta è partito il posteriore, non lo tieni più. Ma non è così che fa una macchina da rally. Non riesco a capire, ragazzi. Proviamo la Toyota. Inizia con sinistra. Dosso, la grafica è bella, sicuramente migliore, sapevamo, non è un problema. Fatemi mettere un po' più di... La grafica è bella, non la devo... Non avevo dubbi che era una bella grafica, anzi, assolutamente. Però voglio, non lo so. Premazza un po' i parametri, che è un po' troppo leggero sterzo. Non lo so, ragazzi. Guidabilità della macchina ancora mi convince più di tanto. Una. Praticamente è bello. 5, 4, 3, 2, 1. Via, sinistra 4, apre in un dosso, 60, accenno sinistra, 80. Destra 5 su dosso, chiude e sinistra 5. In destra 6, apre, 40. Vedi, però qua, guarda là. 70. Cioè, non c'ha senso, ti parte il posteriore in maniera... Stai a destra su salto. Che non riesco 60. A concepire io. Sinistra 5, tieni, 60. Guarda qua, va. Sinistra su salto. In destra 4. Cioè, media, non si tiene in curva. 60. Stai a sinistra su dosso, 170. Il sound è stupendo, è molto più realistico di quello di WRC Generation. Grande, stai al 5 marcia. 40, accenno destra e sinistra 6. Guarda qua, va. Cioè, un palo di un segnale distrugge la macchina. Ah, va ancora, va, dai, so. Diciamo le cazzate. Ah, non riesco ad adeguare la guidabilità. Non riesco ad adeguare la guidabilità. Se avete dei consigli da darmi, sono tutto... Non riesco ad adeguare la guidabilità. Proviamo a cambiare due cosucce qua. Proviamo a levare un po' di sensibilità. Buona fortuna. Ci vorrà tempo, non lo voglio assolutamente screditare il gioco, parte pure sono io, però non c'ha reazioni molto realistiche in certi punti, mi sembra. Per quanto graficamente sia stupendo,
destra 6, sound sia eccezionale. 40. Dosso 70, salto 40, stai a destra su salto 60, sinistra 5, tieni 60, stai a sinistra su salto e destra 4, media, attorno balla 60, stai a sinistra su dosso 170, salto grande, stai al centro 40, accenno destra e sinistra 6, non tagliare, rallenta 70, dosso piccolo, in destra 3, lunga. Cioè, c'è delle reazioni strane 30, la macchina. Dosso piccolo 40, sinistra 6. Guarda qua, va. Cioè, ma come cazzo siamo preso un pezzo di terra? C'è un pezzo di erba, ma ha fatto andare la macchina fuori strada. Ma perché non studiano 40, la fisica 50. Di quello che c'è attorno alla strada? Accenno sinistra. Cioè, raga, non lo so. E dosso lungo 160. Abbiamo i gradi di rotazione, vediamo un po'. Destra 4, chiude 30, sinistra 3 sul dosso, apre. Ho fatto la cazzata io, va bene, ci sta. Bivio secca a destra 60. Porta sinistra 5, destra 5, 50. Accenno sinistra, chiusura lunga lunga. Sinistra 5 porta, su salto 50, sinistra 6. Non gira più per niente così, ragazzi. E destra 6, media. E salto 100. Destra 6. E sinistra 5 corta, su dosso 160. Destra 4 corta, non tagliare 50. Ritarda, sinistra 4 su salto. Cioè, guarda qua, guarda che effetto pendolo fa. 50. Non lo so, ragazzi. 90. Accenno destra su dosso. Cioè, non sento il controllo dell'auto. Assolutamente. Attenzione, sinistra 4 su salto 100. Niente, grazie, non mi sento che sto controllando l'auto, non lo so se è un problema mio. Al bivio secca destra, non tagliare. E sinistra 2, tieni e accenno sinistra, lunga. In salto 50, accenno destra, molto lunga. 130. Attenzione, sinistra 5 corta, su salto 160. Accenno sinistra su dosso. Ai. Beh, raga, devo regolare tutto perché così non sta regolato come dico io. E accenno destra 140. Salto, stai al centro e accenno sinistra 70. Sinistra 6, chiude 50. Destra 6, chiude in destra su salto. Non voglio 90. Dire male, allora facciamo un banale disamina. Destra 5, apre. La grafica mi piace, è meglio di WRC Generation, sia a livello di definizione auto, ma sia anche a livello di 70. Sia a livello anche di tutto quello che sta a schermo. Il sonoro è meglio. Subito sinistra 5 e destra 1 corta, non tagliare. E vai, i contenuti sono sicuramente di più, la guidabilità però, raga, non mi esprimo. Apre 4. Perché non mi sta convincendo ancora. Voglio capire se sono io che devo mettere a punto il volante. Non tagliare e sinistra 2 chiude. Ad oggi è difficilissimo da capire nelle prove che ho fatto la guidabilità di che pasta sia fatta, perché la macchina è complicatissimo da gestire e da regolare il volante. Al bivio destra 2, non tagliare, 130. Dosso. E salto piccolo, 140. Accenno sinistra 170. Ha potenziale come gioco, certo che ce l'ha. Non voglio dire che non sia un gioco eccellente e che abbia delle ottime possibilità, però finora io la giocabilità non la sono riuscito a gestire minimamente bene. 70. Accenno destra su dosso 70. E come avete visto, abbiamo provato un po' in tutti i modi, anche con i controlli. Destra 4 corta, vedi, quando parte dosso, è sempre un rebus. Non hai mai il pieno controllo dell'auto. Ok, il tempo di 5 minuti. In questo momento, però vi dico, secondo me il gioco ha un grande potenziale. Chiudiamo questa prima prova col volante. La grafica c'è, il sonoro c'è.
La giocabilità va un po' migliorata, ma penso che ci si possa lavorare per renderlo ancora più diretto, ancora più buono. Devo dire che io sono ad oggi abbastanza soddisfatto, però se la giocabilità è questa non va bene. Io sono sicuro che con i giusti gradi di rotazione del volante che sto cercando si possa arrivare ad avere un ottimo gioco. A me piace. Perfetto, no, c'è un'ottima grafica, è quello che ci aspettavamo, però bisogna migliorare la giocabilità. Vediamo se ci riusciamo noi col volante. Ciao, Aglio.